Sei pronta per la tua prima lezione di cioccolato? Ciao. Action. E li devi sentire, devi farti guidare dal peso, dalla consistenza, dal profumo. È così che penetri la sua vera essenza. Sei più brava di me. Imparo in fretta. Non mai stato con Donna Egitto, si vede. In realtà si parlava di lezioni di cioccolato 2 fin dalla fine di lezioni di cioccolato 1. Io personalmente mi domandavo che fine avrebbero fatto Mattia e Kamal, questi due personaggi così lontani tra di loro. Avevano costruito questa amicizia tanto bizzarra quanto vera. Si chiama Naval, è un arabo Neuel. 23 anni e cresciuta in Italia. È una ragazza moderna, intelligente, divertente, forte. E sono un amante del cioccolato. Quindi so fare i cioccolatini, sono un amante dei buoni cioccolati. Per Naval, ancora sto cercando il suo cioccolato perfetto, anche lei. Per Mattia il cioccolato perfetto deve ancora arrivare e questa sarà la sua grande sfida. E ovviamente dovrà arrivare perché il cioccolatino perfetto sarà necessario per conquistare la donna dei suoi sogni. Il cioccolato è come l'amore. Prima deve appagare i cinque sensi per poi arrivare al sesto che è l'anima. Bravissima, lei ha colto proprio l'essenza. Beh, dunque abbiamo per l'olfatto deve essere gradevole, per il tatto deve essere piacevole, per l'udito deve fare cric croc. Oddio! Ma che fa? Ma cosa fa? Lezioni di cioccolato ha un karma molto positivo. Fuggi! Capito chi è figliaccio? No, ancora no. Tu fesso! Kamal arriva! Sorry. Che fa qua? Capito che è figliaccio?